quando è l'ora che il Signore mi chiama, non lasciarmi morire in peccato, il Signore sia sempre lodato, e con Lui Santa Rita anche tu. Siamo venuti a pregare. A pregare Santa Rita. Noi preghiamo e cantiamo. Come avete conosciuto questo posto? È la prima volta che venendo. Abbiamo fatto conoscere Maria Pia. Il capogruppo, il nostro capogruppo. Come l'avete trovato? Il capogruppo l'ha trovato. Noi siamo un gruppo di preghiera. Fortuna abbiamo trovato. E quindi abbiamo con la capogruppo e ci vuole. La capogruppo che... Che impressione avete avuto arrivando qui? Siamo appena arrivati. Bellissima. Quello che abbiamo visto è una buona organizzazione. Momentaneamente, perché appena siamo arrivati. E anche il posto è bellissimo. Il primo andato è stato perfetto. Un'aria di pace, di serenità. Di Santa Rita e tutti i santi ce la concedono a tutti. A sono le ore 11, chiaramente ancora la festa non è iniziata qua all'Oasi della Pace di Santa Rita. Sono appena arrivati 40 pellegrini direttamente da Rieti. Sono partiti di buona mattina. Questa mattina siamo con la signora Maria Pia, l'organizzatrice. La mia impressione sul luogo, ecco, non ero mai stata, però è stato subito il primo impatto, un senso di pace, di serenità, e mi auguro che sia di preghiera, come ho già parlato con la signora Salucci, la quale veramente infonde tanta serenità, tanta pace, e quando si parla di amore, di perdono, non può esserci che pace, che serenità. Questo è quello di cui abbiamo bisogno oggi in questo mondo che va male, basta sentire la televisione, morti, persone uccise, e quindi la gente che cosa ha bisogno di amore? Un appello che faccio io come responsabile dei gruppi di preghiera, dei servi di Cristo vivo, di diritto pontificio, riconosciuti dal Vaticano, è di prendere in considerazione questi luoghi dove non si fa altro che pregare, e nei luoghi dove si prega non si fa del male, si diffonde amore, si predica perdono, e quindi non si può essere che felici. E quindi dove si prega, lo dice lo stesso il Vangelo, dove siete due o più persone riunite nel mio nome, qui ci sono io. Quindi io sfiderei chiunque, nessuno può dire non è vero, perché non stiamo parlando di altre cose, stiamo parlando solo di preghiera. Io, parlando con un'amica, Ivana Panizzo, che è di Treviso, conosci per caso questo luogo? Dice, è un luogo veramente dove io sono andata più di una volta, dove si vivono ore, ore e ore di serenità e di pace. Io ho detto, Ivana,
Come si chiama questo luogo? C'è Oasi di Pace di Santa Rita. Come si chiama questa signora che fa pregare? Perché ci deve sempre qualcuno essere che conduce e fa pregare. E allora lei mi ha detto, si chiama Dionigia Saluzzi. Io oggi sono qui, l'ho conosciuta e posso dire che è una donna veramente con sani principi che porta alla preghiera e alla conversione. Non ho conosciuto ancora nessuno qui per avere testimonianze, ma soprattutto alla conversione. Questo è rivolto soprattutto a giovani che hanno bisogno di questo per avvicinarsi ancora di più alla Chiesa con un Papa Santo che abbiamo di questa portata, Papa Francesco. E preghiamo per il nostro Papa Francesco, Vescovo di Roma. Chiediamo che la loro guida sulla tua Chiesa sia una guida guidata dallo Spirito Santo. Preghiamo. Re immortale dei secoli e Signore dell'universo, guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifico e la pienezza di vita nella resurrezione, concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli, Martiri, Santa Rita d'Acascia e tutti i santi nostri intercessori presso di noi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quindicesima edizione della festa di Santa Rita, un altro grande successo, oltre 1000 persone sono venute qua da tutta Italia, perché abbiamo visto persone da Rieti, persone dalla Romagna e non solo, che sono venute qua per onorare la Santa delle Rose, per stare in comunione e in preghiera. In preghiera, sì. Ma io voglio ringraziare il Signore per tutte le persone che vengono qua ad onorare Santa Rita.
ecco, che vengono qua per pregare, per i suoi problemi, per le necessità che hanno, ma quando sono qua anche stasera in questa Santa Messa, in questa festa, sono state proprio, ecco, proprio in comunione con il Signore, sono state veramente, ecco, contenta. Io voglio ringraziare tutti quanti, tutti i fedeli di Santa Rita, tutti quelli che sono qua a partecipare, e ringraziamo sempre il Signore. Ringraziamo sempre il Signore, ricordiamo sempre che l'associazione Oasi della Pace di Santa Rita è sempre aperta a chi voglia venire a trovarla qui in via Aldo Moro numero 2, ogni domenica si prega, ogni 22 del mese. Sì. Sì, noi preghiamo ogni domenica, chi vuole partecipare preghiamo ogni domenica, preghiamo per gli ammalati, per tutte le nostre necessità, preghiamo ogni 22 del mese, preghiamo sempre in onore di Santa Rita, che Santa Rita è una grandissima santa che dona sempre tantissimi benefici nel corpo e nello spirito, e noi siamo sempre qua a accogliere a tutti, aspettare chi vuol pregare insieme, che più preghiamo più siamo e più le nostre preghiere salgono al trono di Dio. La signora Maria viene da Riccione. Maria, cosa vuole raccontare? Io voglio raccontare una cosa grande, non solo per chi mi ascolta qui, che siamo in pochi in questo momento, una cosa grande di questo posto, dell'operato, dell'intercessione di Santa Rita di Gesù, perché il mese di Gesù questo mi ha fatto una grande grazia. All'improvviso mi sono sentita, proprio gli ultimi istanti, di venire qui con mio marito, che lui viene ogni tanto da solo. E dico la verità, mi sono sentita attratta, oltre che sono malata, ma non sono venuta per questo, perché sono malata nel corpo. No, no, sono venuta qui perché, per volontà di Dio, penso senz'altro, e l'intercessione di Santa Rita, il viaggio, mi sentivo proprio graziata da Santa Rita. Una cosa straordinaria, quando ho visto tutta quella gente, quando ho saputo che qui c'era la Santa Eucaristia, la Santa Messa per me, e poi celebrata da Don Daniele, solo che l'ho trovato molto cambiato da quando era Riccione. Si vede tanto lavoro, ma il lavoro suo è veramente che vuole le grazie da Dio. Proprio gliele chiede Dio, lo esaudirà sempre. E io questo ringrazio tanto, tanto, e vorrei che tutti, tutti avessero il dono della fede, di scoprire questo angolo di pace che si trova nascosto, che tutti, tutti, come ha fatto mio marito, che voleva andare a casa, che era solo, perché non l'aveva trovato, e poi all'improvviso è tornato indietro, io non c'ero, e ora siamo qui tutte e due. Però Santa Rita, ti chiedo un'altra grazia grande, anzi due, te sai, il Signore sa quale chiedo, una per questo neonato che mi sta a cuore. Dio sa se è una prova per la conversione di tutto il mio paese, che Dio gli dia la forza di sopportare questa cosa terribile, grande, ma se per volontà di Dio le darà la forza e ci unirà sempre di più nell'amore. Dio è amore. E l'altro, voglio ringraziare e vorrei dire: aprite il cuore a Gesù, non abbiate quel cuore di pietra. Oh Santa Rita, chiedi questa grazia per il mio sposo,
che sia dolce con sua moglie, perché Dio è amore e io lo amo. Grazie, io so che Gesù ci ascolterà, è vero, e ti esaudirà, Santa Rita, grazie a questi doni che dà questo Signore. Grazie, grazie Gesù e Maria, abbiate pietà di noi poveri peccatori. Grazie Gesù e Maria, grazie, sia benedetto Dio. Grazie. Mi viene dal cuore. Ora vi saluto, vi ringrazio e Dio sarà sempre nei nostri cuori e porteremo la luce di Cristo. È vero? Grazie, caro. Grazie. Grazie. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Dio del cielo ci ha dato un nome nuovo, un nome. Franco ed Anna, tutti gli anni qua presenti, che emozioni vi trasmette questo luogo? Molto, perché prima cosa vediamo la signora che è molto attaccata di una cosa che non è che lo fa secondo me per tante altre ragioni, no? Lo fa proprio perché c'è qualcosa che sente, no? Si sente la preghiera. Ecco, la preghiera che sente si fa. La signora poi la conoscevamo da quando era giovane ancora, che lavorava con una macchina che faceva le maglie e noi gli portavamo il filo e lei ci dava le maglie già fatte. La signora bravissima e anche voglia di lavorare, ecco, e lavorava anche bene. Però andando nel santuario, no? Ne hai visti tanti? Sì, ne ho visti a Carpi praticamente, sono stato un altro a Foggia, no? Però questo è organizzato meglio, va bene, poi ho visto gente praticamente che diceva che era la Madonna, io l'ho vista, però dicevano che loro parlavano con la Madonna. A Carpi posso testimoniare per dire che ho sentito anch'io i profumi a una celletina lì di Carpi, dopo io però ho perso tutto, i legami, tutto, no? Ma però vedendo sto santuario qua sono rimasto, qui ci vuole proprio la fede. Quindi ecco, si respira la fede, la gioia. Sì, sì, certamente. Per me mi fa così. Poi dico la verità, non direi che c'è qui qualche interesse dietro, perché... Io volevo far intervistare quelle tre ragazze là. Facciamole venire, perché tanti... Una cosa che infatti non si vede spesso, che sono tanti i giovani che vengono qua all'Oasi della Pace, sono i vostri nipoti. Sì, tutti e tre i nostri nipoti, perché sono tanti, dicevamo, venite! Hola. Prima di venire via qui sono andati a vedere i voti, hanno dei voti altissimi, ma molto molto bravi. Brave. La mattina quando vengono giù abitiamo tutti insieme, cerchiamo di farli fare sempre la prima cosa che li vediamo, avete fatto il nome del Padre? Sono cose piccole, però ti dà piacere ancora rispettare quei vecchi tempi di una volta, no? Quando... Sì. Adesso. Eccolo. Un saluto anche a te Gianna, a tutti i telespettatori dal coro bandistico Giovanni Santi di Combordolo. Laura, Laura, signore, Laura, Laura, orla, 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 orla. Bene, ancora, 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 via, 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 via. Ole, 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 si ferma, si ferma. Bene, bene, bene. Signori, mi raccomando, drizzate le orecchie perché adesso... Allora, Rolando, vieni pure qua, prenditi il podio. Io scendo che mi fa male anche il piede. Oh, che almeno così ti vedo bene e ti vede anche Telegianna. Sei pronto? Quali sono le tue poesie?
l'Aurora e le Fontanelle. Ah, no, le Fontanelle. Eh beh, chiaro. Giocano in casa. E poi? Ah, la banda di Colbo. Ah, perfetto, perfetto. Rolando, il microfono è per te. Grazie. A voi che mi ascoltate, non che mi ha presentato, tutti quanti. Di poesie ce ne ho tante. E fra le tante c'è anche proprio questa qui, dedicata alle Fontanelle. E dice così. Andando verso Carpegna, lungo la strada, trovi un'insegna. Splende una luce che l'anima impegna, indicando la via che permanente regna. Il sito è un po' nascosto. Ognuno trovi in silenzio ben composto, clima che ispira alla vita, un santuario dedicato a Santa Rita, con un'atmosfera che fa meditare, pronta una signora per dialogare, semplice e leale, con messaggi della Madonna da divulgare. Così è la fede singolare, nei luoghi impensati la Madonna appare, la signora testimone dell'apparizione invita alla preghiera tutti in comunione. La certezza già è divulgata, da gente per grazia ricevuta, luogo che illumina il cammino, nutre l'anima pronta al suo destino. Con questi sacri messaggi, dicendo, cari fratelli e care sorelle, auguri alla salute Dionisi e tutte le Fontanelle. Grazie. A Romagna il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Tutti! Romagna, Romagna mia, lontana da me non si può stare. Grazie signore e signori, si è aggiunto anche il nostro tenore. La rifacciamo dal ritornello, almeno così sfoghi anche la tua tenorina, mi raccomando, dal ritornello, Romagna, Romagna mia. Esatto. Ci piace anche improvvisare, perché questi sono giovani, basta che gli dici quello e siamo tutti a posto. Rolando, sei pronto con la poesia? Bene, ti do il podio, ti lascio il podio. Dove l'hai messo? Ti hanno fregato la valigetta 24. Chi? A volte a riconoscerla, perché ormai è un po' che la conosco io. Allora, dice così, banda di Colbordolo. Poi la seconda edizione questa. Quando la banda si sente suonare, stimolo un po' tutti poi a cantare. Con quella melodia ricca e vitale, crea un'atmosfera di pace familiare. In molte occasioni lei è presente, monca è la festa se poi è assente. Vanta un repertorio di belle melodie, con molti successi in presenza di giurie. Grande il prestigio di tradizione, onorando e apprezzando tutto il comune. Un grazie al merito non può mancare a tutti i componenti col suo direttore. Una bandiera dovremo innalzare, gridando viva la banda e il suo avvenire. Grazie. Rolando, questa
Tutti i banditi naturalmente ti ringraziano perché sei un grande poeta.